Oh, ora che ma questa pop up a destra e a sinistra. Anche meno però, anche meno. È tutto a posto? Ma secondo te? Ho fatto rapporto all'ammiraglio. A quanto pare parte dell'equipaggio ha chiesto che io venga degradata ed espulsa. Mi dispiace, Seika. Deve essere molto difficile. Non ha importanza. Dove andiamo adesso? No, vabbè, comunque si trovano in giro, piano piano. Sappiamo dove Londra ha inviato i dati. Piano. A nord di dove ci siamo incontrate. Ci andremo volando. Sì, ecco, a proposito, direi di prendere la mia barca questa volta. Non ami volare, eh? C'è ora nel piccione. Preferirò il mare al cielo tutta la vita. Va bene, vada per la barca. Allora andiamo? Adesso è Aloy che vomita. Sì, andiamo, tanto comunque sì, botte a destra, botte a manca. Seguimi. Bello comodo. E soprattutto, se cadi giù, non muori. Se sai nuotare. No, muori uguale, comunque, non è che... Acque aperte davanti a noi e ultima spiaggia alle nostre spalle con tutta la mia gente. Non capisco perché li sopporti. Insomma, so cosa si prova a sentire di avere contro un'intera tribù. Io li avrei abbandonati tempo fa. Un tempo era tutto diverso. Ero un incursore, una brava sorella. Mi sentivo accettata. E quell'appartenenza mi dava forza. Mi aiutava a mantenere la rotta in qualsiasi tempesta. Quando provi un sentimento del genere, non è facile abbandonarlo. Sì. I tuoi non sanno che fortuna è averti. Io non ne sono sicura. Io sì. Guarda, col capello al vento. E col piccione, mo già eravamo arrivati, signori. Ma ci vedi tu da là? Cioè, il timone lo potevi fare pure un po' più basso. Alla cieca. Le coordinate sembrano portarci verso quell'Horus. Quel coso mi farà brividire. A volte di notte lo vediamo perfino dal nostro campo. Là! Sulla riva! Sono le nostre barche! Stiamo andando bene. Scenderemo là! Ho capito! Siamo a un metro, ci sentiamo. Bene, le coordinate portano sulla collina. Guarda come impronte. Dopo di te. Giusto per vedere un po' anche le impronte. Adesso che vedevo la spiaggia fatta così bene, almeno. Te butti un po', no? Ci sta. Così come ci sta un mega sulle mani per il buon Andrea 77 per altre 10 sabone giftate. Sulle mani per lo sportiveggiante Andrea. Grazie Andrea, gentilissimo, gentilissimo come sempre. Grazie di cuore, con quale pilastro di sportiveggianza. Grazie, grazie mille. Mi raccomando, come sempre ragazzuoli, voi che avete ricevuto la sub, ringraziate il buon Andrea, sempre generosissimo. Qua raccogliamo le cacate. Stiamo andando verso il demone di metallo. Perché Londra ha portato i dati proprio qui? Appunto perché non voi ci avete paura. Non c'è strano posto per portarci anche dei Quen. L'importante è ritrovarli. La mia gente è stata qua, di sicuro. Poi ha proseguito su per la collina. C'è un altro falò, quindi se magari... Le coordinate portano di là. Ci arriviamo. Scusa, dov'è imboscato quel falò? Mi scusi, signor falò. C'è un maialino anche, dai. Salvatina pure qua. Grazie, Andrea, grazie mille. Come sempre. Olè.
Una barriera. Deve averla messa Londra. Purtroppo non si può oltrepassare. Dall'altra parte c'è un dispositivo. Forse posso esaminarlo. Grazie R. Fed per il Prime. Benvenuto. Benvenuto tra gli sportiveggianti. Spero primo mese di tanti mia compagnia. Grazie mille. Raggiunto la scritta e completato l'ispezione. Il rivestimento fa il suo mestiere. Ho riapplicato la miscela nanorobotica su un angolo della seconda L che sospetto sia stato saltato durante la prima applicazione. A parte questo non ho visto segni di erosione o degrado. Lo strato protettivo ha mantenuto, se non superato, le promesse mostrate durante i test a Vegas. Al netto di circostanze impreviste, la nuova miscela dovrebbe garantire la conservazione della scritta fino a... non lo sapremo. La data di scadenza non... non si vede. Dobbiamo... tutto bene? Vedi? È uno scudone, sai come... Il focus mi dirà qualcosa di più su questo scudo. Vediamo, c'era la L che apparentemente diceva che... da là posso direttamente... No, non c'erano comunque da qui punti d'accordo. Deboli a occhio. Vediamo cosa c'è qui sopra. Pare proprio che ci sia qualcosa più avanti. Sembrerebbe un complesso. Potrebbe esserci Londra e anche i tuoi compagni. Ma non capisco come superare la barriera. Laggiù c'è una specie di generatore collegato al braccio dell'Horus. Londra è riuscito a riattivarlo in parte. Il demone di metallo non si risveglierà sul serio, vero? Non saprei. Ma di sicuro Londra lo sta usando per alimentare la barriera. Quindi dovremmo trovare un modo per spegnere i generatori, per disattivarla. Possiamo fare un tentativo, certo. Pare che ce ne siano due nei paraggi. Su, cerchiamoli. No, più che altro la mia problematica... I generatori sono sotto la collina. Sul DLC, guarda lì, poi Hollywood. Sta bello piazzato. Nei miei dati era definita Terra dei Sogni. Ma insomma, niente di questa che, è la secondo realtà, me. Però. Un po' così. E la problematica maggiormente che stiamo riscontrando è data più che altro da... il mio non ricordarmi una sega uno dei comandi base del gioco e dal livello che non è proprio il top per la nostra Aloy. Però vediamo un pochino se qualcosa si riesce a combinare, perché sennò a livello di storia, di ambiente, sopra di noi, cioè, Londra si è dato da fare per alimentare quello scudo. Ti chiami intriga, però abbiamo avuto e stiamo avendo parecchie difficoltà. Questi se riusciamo a togliere male i coglioni. Ci sono anche un paio di quei brutti mostri. Ah, scusa, che cazzo. Dove sta e altre uova. Vabbè, quelle piano tu piano. Stammi dietro. Proviamo a eliminarle. Mo passiamo da sto lato così vediamo se riusciamo a salire qua sopra. O c'è un pertugio. Visto che si abbatte. Dove cazzo siamo andati a? Visto che si abbassava un pochino la montagnola, magari da qua si poteva salire. Ma mi sa che non ce la fa. Sarebbe stato più utile per arrivare lì sopra, obiettivamente parlando, però. Pare che mi piace. Interessante. Posso dare fuoco a quella macchina? Bah, faccia lei, non saprei. Sì, potremmo dargli fuoco. Potremmo anche morire male. Vediamo se è cosa più fattibile. Allora. Una macchina fatta. Ma
porca mia. Ho dovuto incartapecorire. Non posso sparare senza. Stai calmo, capito? Piano piano. Merda, merda. Ma il danno glielo fa, per quanto sto vedendo niente. Vabbè, così è più facile, sì. Grazie Alespero, grazie per i 15, grazie mille. Così forse ce la potremmo fare, anche se abbiamo un livello di merda, onestamente. Però è un'altra cosa. Vabbè, pure questi prima li eliminavamo con 5 colpi, mo al primo colpo li elimina, quindi insomma. È un peccato in realtà, però, cioè un peccato nel senso. Non è un peccato se mi dà la possibilità comunque di approfondire la storia e quant'altro, onestamente, perché. Ma io posso usare questo, scusa, eh? Scende! Ah! Non preoccuparti per me! Mi piace arrampicarmi! Arrampicati allora, va, sei voluta venire con la barchetta. Bene, vediamo come si spegne questo affare. Sembra un nucleo d'energia. Mi serve aiuto per il nucleo. Saika, dovresti colpire il nucleo. Preso! Fuori uno. Passiamo all'altro generatore. E anche lì di macchine ne vedo qualcuno, eh? No, però visivamente è devastante. Guarda, adesso torna anche un pochino il giorno. Qua stiamo provando proprio. Vabbè, così. Facciamo del tiro al bersaglio. Quello che stavo cercando di fare, ma. Se mi arrivano delle badilate tra capo e collo mentre sto provando a caricare, è un problema. Perché poi ciccano? Ah, è venuta qua? Vabbè, come quella di prima, no? No, immobilizzala tu, io non ho voglia, scusa, ma che cazzo stai a fare? No, finalmente. Non è anche fattibile. Grazie Montemirco, grazie per i 56. Devo staccarmi dei pezzettoni. Mi disegna un po' meglio. Merda. Ehi, quella roba è mia. Vabbè, faccio pure un po' di. Ha preso fuoco! Non gradisce! Lo so, però volevo non sprecare tutta. In piena panza proprio. Dove stai? Sistemati. Adesso occupiamoci dei generatori. Adesso recuperiamo un po' di roba, magari. Senza darci fuoco, eventualmente. Aspetta, spegniti un attimo nello stagno, se è possibile. Ok. Va bene. Sì, li raccattiamo un attimo. No, così è più divertente. Sì, se non ci si spegne sotto le cose. Vabbè, va, non me lo so. Tanto sei arrivata, oh my. Qua intorno qualche cosa da raccattare. Un po' di gelatinina gialla da sfruttare per. Bene, so già cosa fare. Sì,
sì, prendere queste cure eventualmente. Seika? Sì, ci sono. Grazie Rico, grazie mille per i 6. Gracias. Bene, torniamo all'ingresso del bunker. La barriera si è disattivata. Spero che i miei siano là dentro. Vedremo. Tanto c'è un po' di bacche che ci sono discretamente utili, eh. Sempre bene recuperare cose. Sai, l'ultima volta che ho visto mia sorella ero dietro sollevata che partisse per una missione di ricognizione. E invece come se volessi togliermela di torno. Capisco. Anch'io alle volte ho problemi con mia sorella. Hai detto che ti avevano emarginata? Discretamente. Io la conosco da poco. Lunga storia. Lascia fare, lascia fare. Sorpresa continua, eh? Ci provo. Il punto è che tua sorella sarà felice di vederti. Non lo so. Ma è bello sentirtelo dire. Fammi dare una salvatina però, signori, che qua non si sa mai cosa ci aspetta. Cioè, sappiamo che ci aspettano delle barilate. Sì, la barriera è sparita! Hai visto? Entriamo. Comunque non c'è bisogno di urlare, te lo dico. C'è ancora un po' di energia qui. I generatori servivano per la barriera. Allora, tutto sommato le macchine della zona sono davvero banali, possibili di roba. La formazione dovrebbero per forza somigliare a lucertole giganti, la vedo. In ogni caso potrebbero avere qualche utilità. Una delle funzioni di riciclaggio di componenti tecnologici, perciò non mi stupisce che siano attratti da alcuni dei miei nuovi dispositivi. Ok. Leggo velocemente tanto per vedere se c'è qualcosa di importante, qualche nota intrigante. E non si... Salve, salve. La tua gente. E un altro graffito. Sì. Perché stanno lì ad aspettare? Scopriamolo. Scusate. Come mai gigioneggiate qui? A detta sua. Seika, vi volete unire a noi? Unirmi? Grazie, ma... Sì, esatto, è così. Cioè, voluto un po', ma ce l'abbiamo fatta. Stai al gioco. Una selvaggia tra i prescelti. Impossibile. Zed non lo permetterebbe. Ma scusa, con quel capello? Come siete entrate senza Zed? È stato lui a mandarci, in realtà. Dopo che l'abbiamo salvato da... quell'imboscata là fuori. Sì, vedete, stavamo venendo in qua, ma siamo stati attaccati dalle macchine. Abbiamo provato a resistere, ma erano troppe. Per fortuna Aloy è venuta in nostro soccorso. Stavo esplorando la regione quando li ho visti e allora li ho aiutati subito. Dovevate vederla. Una delle migliori cacciatrici che abbia visto. È anche riuscita a salvare la vita a Zed. Ho fatto quello che potevo. Zed aveva non so che faccenda di cui occuparsi, quindi ci ha detto di proseguire senza di lui. Poi ci ha spiegato come abbassare la barriera e ci ha detto di entrare subito dentro. Zed ha davvero avuto bisogno dell'aiuto di una selvaggia? Beh, serve a tutti un po' di supporto di tanto in tanto. Beh, se le autorizzate, non ho intenzione di rischiare una delle sue sfuriate. Avvisa gli altri che abbiamo due nuovi ospiti, ti va? E sia, ma non entreranno nella sala dell'ascensione finché non dimostreranno la loro fede, come tutti gli altri. Molto bene, allora. E io sarò tutto orecchie quando... sentirò la versione di Zed al suo ritorno. Oh, ci mancherebbe. Figurati. Ignoratelo. Buona fortuna, Seika. Possiate accogliere la sua luce. Aspetta, io a parte accogliere la luce vado a rubacchiare qualcosa qua dietro, mi dispiace.
Nel mentre, scusa. Un po' di luce qua, un po' di... c'è un frusaglio di là. Svoltiamo la giornata. Per un soffio. Sì, vabbè. Così la mia gente è venuta qui di proposito. E obbedisce a Zed. Guarda che effetti di luce. Sembra guarda una che brava stile. Persona. Figata. Andiamo alla sala dell'ascensione prima di incontrarlo. Andiamo ad ascensionare un po', va? Un ologramma di Londra. Benvenuti, prescelti. Avete vagato, sofferto. Quanto è alto? 3 ma metri. Ora siete liberi. Ma scusa. Perché vi ho ritrovati. Siamo una bambina. E voglio offrirvi ciò che meritate. L'ascensione. Per cui riposate. Dimenticate quello che sapete e abbracciate questo momento. Ci attende un nuovo mondo. Va bene. Molto bene. Non benissimo però, eh. Sono parecchi Londra. Vuole accoglierci nella sua luce. Con quale posteroni? Cerchiamo di non dare troppo nell'occhio. No. Ci proverò. Un po' eccessivo come presenza, no? Vorrei presentarti alcuni miei vecchi amici. Vedi, eravamo la più grande festa in città. Brindavamo alla vittoria. E mentre godevo dell'attenzione di tutti, il mio ex socio d'affari irruppe nella stanza. Era invidioso del nostro successo e così mi lanciò addosso il suo drink. Ma non mi sfiorò neanche, perché la mia guardia del corpo Jack lo sbatté a terra. E gli altri, Riley, Nolan e Parker, beh, volevano cacciarlo. Fu però la mia Evelyn a consigliarci di farci una risata sopra. Ah, li adoravo. La loro devozione era tutto per me, valeva più di qualsiasi premio. E alla fine fu la più bella serata della mia vita. Londra è abituato ad avere gente che lo venera. Odioso. Abbastanza, abbastanza. Devo fingere di ammirare Londra. Per il momento 5 minuti, poi facciamo altro, però. Per ora. Ascensione. Salve, lei? Ho sentito Brennick parlare di voi. Altre due anime scelte per abbandonare questa vita ingrata. Già, proprio così. Sei Kiral, giusto? Eri di stanza sulla scintilla. Nella mia vita precedente. L'ennesima incursore condannata a una spedizione disperata. Non importa. Come dice Walter, dimentichiamo il passato. La sofferenza ci ha condotti qui. E ora? L'ascensione è ormai alle porte. Questo posto è davvero meraviglioso. Non trovate? Non ho mai visto niente di simile. E questo è niente in confronto alla sala dell'ascensione. Tu ci sei entrata? Certo. E non vedi come sta ridotta. Ho dato prova della mia fede prima che arrivaste. Proprio fresca ora di fede. Ora che mi mostrino cosa ci aspetta. Ah. L'ascensione è alle porte ormai. E cosa vi aspetta? Per sapere, no? Hai detto che ti mostreranno cosa vi aspetta. Noi siamo qui da poco. Pensavo che la sala dell'ascensione fosse l'ultima meta. Non sei l'unica a non cogliere la portata del piano di Walt. Ci sfugge. Ora che ho visto la sala, il mio grado è al sicuro. Ah. Ma non può essere tutto qui quello che offre. Ne sono sicura. Ed è per questo motivo che i devoti vengono condotti altrove. Appena Zed tornerà, ci porterà anche me. Sono pronta. Vai, Serena. Hai idea di dove si trovi questo posto? In un luogo che ci avvicinerà a Walter. Al suo abbraccio. Sì, ma per fare cosa poi? Cioè, lo abbracci e poi? Chiediamo. Così hai visto la sala dall'interno? Ed è davvero speciale, come dicono? Guarda. Meglio che non risponda.
Non voglio privarvi di questa esperienza unica. Brava, e non dai, vorrei che no, non spoilerare. Almeno un indizio, stiamo morendo dalla curiosità. No, qui. No, no, mo lo andiamo a vedere, mo lo andiamo a vedere. Sappiate questo. È sconvolgente. A posto. Come il momento in cui Walter è apparso di fronte alla barca. Ma meglio. Di più. Provate la vostra fede. Sì, sì, andiamo. E vedrete. È giusto, è giusto. Non ha voluto spoilerarci niente. Bravo. Beh, grazie della conversazione, Kiral. Non ci sei stata utile, però. Tornare a studiare Walter ora. Sì, ma certo. In bocca al lupo con lo studio. Spero di rivedervi all'ascensione. Anche no, però va bene. Oh, bene, di nuovo lui. Aspetta, prima di parlare con lui, noi siamo curiosi, vogliamo informarci per bene, o no? Guarda come ti spicciono, eh? Londra lo sapeva fa così. Sono come alla corte imperiale. Vabbè, ci sta. La benevolenza di Londra. Prima di ascendere, magari un panino ce lo facciamo pure noi, no? C'era qualcosa qui dietro. Che sono? I cessi, no? Allora, allora, allora. Oh, vedi, abbiamo trovato un po' di cosetti là che ci servono per gli upgrade, in realtà per comprare. Attenzione. Siediti. Posso? Vediamo, dai, ascoltiamolo. Ci sediamo, no? In prima fila. Ti racconterò una storia. Vai. Un tempo avevo una casa su questo mondo con una vista spettacolare sulla città. Io e mia moglie adoravamo sederci e ammirare le sue luci che brillavano nel buio della sera. Era il nostro momento di serenità. Ma poi giunse la triste era delle ceneri. E quando il cielo ci offrì una via di fuga, mi salvai solo io, cogliendo il segreto dell'immortalità. Evelyn e tutti i miei cari scomparsi. Rimasi da solo. Ed è per questo che sono così felice di aver trovato te. Presto. Aloy, insomma, per quanto sia un ologramma, passeremo l'eternità su un nuovo mondo. Ogni tramonto. Saluto, saluto chi va. Insieme. Ah, guarda. Damose, guarda. E quindi io andrei. Preferisco naufragare altre mille volte che passare l'eternità con lui. Hai visto? Sono scelte, sono scelte. Comunque, scusa. Mi ricorda un super. Parliamo con il. Guarda qua che entrata. Guarda, Aloy. Questo è davvero. Oh, non ho parole. Vabbè. Londra. Vabbè. Bada molto alle apparenze. Guarda quello di fronte. Scusa, è peggio ancora. Dai, lascia fare. No, vabbè, comunque andiamo anche nel portone che insomma un po'. Oh, la nostra Santerellina è la selvaggia. Dai, questa selvaggia. Mai visto tu? Ha tutto senso adesso. Capello fashion. L'era delle ceneri, le alluvioni nel Grande Delta. Abbiamo vissuto in un ciclo di distruzione, ma presto scopriremo un nuovo mondo. Una promessa mica male. Possiamo. Avete dimostrato la vostra fede. Siete pronti a fare il prossimo passo. Cioè fuori dai ci condurrà Zed appena sarà tornato. Possiamo vedere anche noi la stanzetta. Non così in fretta. Però, eh. La vostra buona azione là fuori vi avrà portate fin qui. Ma non riceverete un trattamento di favore. Walter mi ha concesso il privilegio di sorvegliare la sala dell'ascensione. Finché non completate la verifica e imparate la formula del compimento, questa porta resta chiusa. Aia, dobbiamo fare i compiti. Nessuna eccezione. Va bene, allora torniamo più tardi. E quindi tocca studiare. Mi sa che dobbiamo superare un esame per dimostrare la nostra fede in Londra. Ma se gli diamo una botta in testa e lo nascondiamo nei cessi, non è meglio? Torni questo Zed. Ci sarà un modo più rapido per imparare la formula del compimento. Ah, comunque. Cerchiamo in giro.
E che cerchiamo? Mo abbiamo visto... Dubito che la formula sia negli ologrammi che abbiamo visto. Ma possono aiutarci ad approcciare gli altri. Forse qualcuno ci darà una mano. Aspetta, andiamo con quelli che hanno già superato l'esame. Approcciamo quelli già bravi, perché sennò... tipo, voi che siete appena usciti, bravissimi, Ti porto da bere. Nel frattempo, ricorda che cosa ha detto Walter riguardo all'accogliere il futuro. Complimenti per la treccina, comunque, Bravissimo. Sembri poco entusiasta di questa storia rispetto al tuo amico. Dovrei dimostrare più entusiasmo, vero? Beh, avere dei dubbi è normale. Lan era fuori di sé quando siamo entrati nella sala. Non vede l'ora di scoprire che succederà. Ma temo solo che sia tutto troppo bello per essere vero. Perché non te ne vai, allora? Non posso lasciarlo. Abbiamo fatto di tutto insieme. Le missioni, la tempesta, il naufragio. Il trenino. Presto, l'ascensione, pare. La maggior parte dei Quen sembra voler seguire Londra. Perché tu no? All'inizio volevo crederci. Le sue parole sembravano riempire ogni mio vuoto, come se avessi finalmente trovato una vera casa. Ma ho ricordato di come i quadri ci ripetessero di onorare le virtù dell'ascito, di essere buoni e onesti. Per poi imprigionare mio padre perché aveva protestato contro un decreto imperiale. Hai visto? Non so se qui sia diverso. Walter sarà anche un antenato vivente, ma con un bruto come Zetta al suo servizio, della sua bontà mi fido quanto di quella dell'impero. A quanto ne sanno, nel vostro insediamento siete spariti nelle terre selvagge. Come siete finiti qui? Io e Lan eravamo in ricognizione sulla terraferma, ma le cose si sono messe male. Eravamo smarriti e affamati, senza via di fuga. Finché Walter non ci ha trovati. Un antenato vivente, sbucato dal nulla per dirci che eravamo stati scelti, che eravamo salvi. Ci ha convinti subito. Non ti ha dato l'idea di inculata? Qui tutti hanno una storia simile. Tu dici, e per vabbè, quale magari... ragione nessuno è venuto a dirci niente? Gli piace non pure, però. Non tutti sono prescelti. Walter dice che dobbiamo scordare le nostre vecchie vite se vogliamo ascendere. Tutti gli hanno creduto. Io per primo. Se c'avevi una vita di merda ci credo, però magari gli altri un po' meno. Hai detto che Lan è ansioso di scoprire cosa succederà. Ti sei già fatto un'idea? Mi aspetto che ci sarà un'altra prova, un po' come qui. Dopo la sala dell'ascensione si viene condotti altrove da Zed. Lui e i suoi soldati sono gli unici a fare ritorno. Parlano tutti di Zed. Quindi fanno una brutta fine. Ho l'impressione che non sia un tipo cordiale. Cordiale come un rogartiglio. Ma non solo lui. Vale anche per i soldati che lo seguono. Sanno di poter fare quello che vogliono, ora che non rispondono più all'ammiraglio o alla conformità. Il tuo scetticismo quello che ci serve. È giustificato. Londra ha in mente qualcosa. Dobbiamo entrare nella sala dell'ascensione per capire cosa. E ci serve la formula del compimento. Io non voglio avere problemi. Zed capirebbe che sono stato io a dirvelo. E perché? Che ne so? Ha a che fare con una di quelle proiezioni di Londra? È importante, Otosu. Sono in gioco moltissime vite. Si chiama Otosu? Dai, Otosu. Riguarda la qualità che Walter apprezza di più nei suoi amici. Le loro attenzioni, la loro adorazione, la loro devozione, insomma, niente. Allora, l'abbiamo visto qua nel coso del bicchiere, immagino. Però non mi ricordo. È la fede che ripongono in lui, giusto? Proprio così. Visto? Andrà tutto bene. È giusto? Non saprei, forse ha fregato. Senti, qualunque cosa Londra voglia da voi, non è buona. Chiunque sia qui, incluso il tuo amico, è in pericolo. Tu puoi aiutarci a fermarlo. Va bene. Dite questo a Brannick. Solo tramite la fede accoglierò la sua luce. Solo grazie a lui raggiungerò un nuovo mondo. Sei stato d'aiuto. Grazie, Otosu. Spero sappiate ciò che fate. Abbiamo la formula del compimento. Brannick ci farà entrare nella sala dell'ascensione. Andiamocene da qui.
Allora. Ve l'ho già detto. Cioè, senza formula del compimento non vi faccio passare. Oh, sappiamo la formula. Seika? Di là tu va. Oh, no. Tu meriti l'onore. Te ne affanculo. Solo tramite la fede accoglierò la sua luce. Solo grazie a lui raggiungerò un nuovo mondo. Nessuno ha mai passato la verifica di fede così in fretta. Siamo dei pro. Beh, noi sì. Ora puoi farti da parte. È muto, eh. Non so tu, ma io ne ho già abbastanza di Londra. Già, vabbè, vedremo che cosa hai in mente. Si è chiusa almeno la porta, non è che l'abbiamo detto mentre il portinaio già ci ascoltava ancora. Per carità, bella è bella, perché architettura, un po' di lucine. Per tutto questo tempo sono rimasti nascosti. Chissà se la vedono tutti così. Sì, certo. Qualcosa ti preoccupa? Niente. Spero di trovare risposte nella sala dell'ascensione. Ecco tutto. Secondo me troveremo solo altre domande, eh. La butto lì. Attenzione. Documentino. E... oggi ho sentito un tono diverso nella voce di Nova. Una minima punta di riluttanza. L'ho rimessa in riga cambiando qualche parametro, ma farò qualche esame per sicurezza. Un ascensore. Vediamo dove ci porta. Se no che cazzo di ascensione è? Giustamente l'ascensore ci vuole, no? Vai, Seika, veloce, eh? Che ha fatto Alois? C'è il fiatone? Oh. Londra sa davvero come catturare l'attenzione. Wow. Lassù deve essere uno spettacolo. Qua un po' meno. È così che ascenderanno. Londra sta costruendo un'astronave. Meglio dare un'occhiata da vicino. Anche l'astronave è molto sobria. Non sono reali. È tutta un'illusione. Vabbè, sì, magari è un modellino in scala, no? Scala 1 a 1, magari. Insomma. Ci sta, non è che poteva magari giustamente per tanto per far vedere, per spiegare, no? È un plastico. Queste sono tutte chiuse, vediamo. Prima di andare verso la scalinata, vediamo tutte le porte se... ma questa forse si può anche aprire, quella là. Non adesso. Questa pure è Findus. Dobbiamo fare le scale, signori. Andiamo nelle nubi, andiamo nelle nubi. Di qua, di là. Piacere. Allora, qua mi immagino che non puoi fare la scaletta. Sei veramente inutile, Seika, come cazzo di campo. Non ci hai dato una mano mai, mai. Ah, cazzo, c'era... Aspetta, c'era... No, almeno magari ascoltiamo qualcosa. La mia creatura, nata per necessità nel grembo di un Horus, è decisamente più ingegnosa dei suoi antichi predecessori. Nemmeno Shivumbe poteva prevederlo. Spero solo sia in grado di uscire presto dalla sua ombra. Allora, là si può spiccionare. Qua si può scendere. Là pure si può spiccionare. Qua c'è qualcosa da raccattare, spero. Ok, l'importante è che ci sono anche boccioni gialli per in modo tale che poi possiamo acquistare magari qualche arma decente. Il focus. Cos'è questo suono? È un allarme, credo. Per le radiazioni, qualcosa di nocivo. Adesso dovrebbe essere sicuro. Controllerò meglio la nave. Va bene. Dimmi cosa scopri. Sì, ma scusa, ce l'hai pure tu il focus? Che cazzo è? Manco il focus è usato.
scusi. Ti trattano di merda perché c'hai un focus. Almeno sfruttalo, no? Diamo un senso a questa ribellione. Vedi, già si è impallata con le stalagmiti. Adesso c'è qualcosa da raccattare pure qua dietro, no? Quasi. Ma cioè quelli sono usciti da questa stanza tutti belli fomentati solo per questo? Tu dici? Tu che dici, Sega? Ma non lo so. Vabbè, esaminiamo l'astronave, va. Un razzo è la fonte delle radiazioni. Razzo termonucleare. Ecco che ha preso i dati da quel vecchio prototipo nella sua base. Vuole usarlo per ottenere la spinta necessaria. Questo spazio è per i seguaci di Londra. Ma non ce n'è abbastanza per tutti. No. Di nuovo la sigla PSR. Cosa significa? Londra ha riattivato la stampante dell'Horus per costruire la nave. Però al 97% manca la puntina. Ho visto abbastanza. Questo è quanto? Beh, che mi dici su quella nave? Che è una sola. Che brutta faccia. Dimmi tutto. L'Horus ha un componente speciale in grado di costruire qualsiasi cosa. Parti, strumenti, anche intere macchine. Stampante 3D. Dai. Londra lo usa per creare ciò che gli serve per la sua nave. Ma per riuscire a decollare, alla nave serve parecchia energia. Molta più di quanta Londra ne avesse a disposizione. Così ha rubato qualcosa alla sua vecchia società. Esatto. Una parte dei dati che ha preso riguardava una specie di motore. Uno che è più tossico non si può. Se la nave dovesse partire, inquinerebbe questa terra e tutte quelle delle tribù nella regione. Morirebbero tutti avvelenati. Però c'è qualcosa che mi sfugge. Perché Londra dovrebbe fare tutto questo solo per andarsene? Oh, non si trova bene, magari. Non si è ambientato. Oh, siamo alle solite. Sei non mi stai ancora raccontando tutto. Questa faccenda riguarda soprattutto la mia gente. Mia sorella. Merito di saperlo. Giusto. Ti dirò tutto, ma sappi che non sarà. Direi che il tempo è scaduto. Direi. Oh, deve essere il caro Zed. Sparpagliatevi, stanno arrivando i rinforzi. Che alto anche 2,5 metri. È arrivata la vostra fine. Mai visto prima un cannone come quello. Deve essere un regalo di Londra. Guarda quelli con quale corsa leggiadra. Come ce ne andiamo via da qui? Ammazzandoli tutti. Zed ha attivato l'isolamento. Si può mettere fuori uso. Fermi! Possiamo trovare una soluzione! Sì, guarda, loro l'hanno trovata la soluzione. Si inculano. Vai, sulle ginocchia. Sui tendini. Ti faccio a fette, selvaggia! Vaffanculo. Dove sto? Ah, gli sto in testa? Scusa, Giovanna. Mi sono incastrato pure io nelle... Sega naturalmente non sta facendo niente, no? Sta facendo finta di stare con l'arco. Brava, brava, veramente compagna di battaglie utilissima. Un generatore toglierà l'isolamento. Però vediamo se Sega almeno ci protegge un attimo, non so. È collegato ad altri due nodi. Su, occhi aperti. Non è ancora finita. No, mo piano. Madonna Sam. Aspetta, hai fammi sentito?
Zappim! Ah, fa male mo, eh. Vai così, nei reni. Questo andrà a segno. Per Walter! È troppo lontano. Soldati, datemi da fare! Vendetta! Quelli non ci mollano. Eh no, che non ci muoiono. Senti, noi dovremmo. Faccia fuori! Madonna, con quale stile? Aia! Vattene a fare. Sa combattere anch'io! Madonna, tutti e due in colpo solo. Bravissimo. Sega, naturalmente, sempre lì a non fare un cazzo, ma. Sei sfuggente! Ci proviamo, almeno. Non dico tanto, ma un po' sfuggente. Ci può stare. Grazie Nielu, grazie per i 60 mesozzi. No, no. No, no, non vecchi, stagionati, stagionati, lascia fare. Non male per essere invece. Ma essere... ora basta! Allora, un altro. Non potete deludere! Affanculo. Io non fallirò! Ma come senza munizione? Dai, un po' ste. Fuoco di copertura! Fuoco di copertura. Madonna. Ho incartato. Aspetta, mi sa che prima conviene eliminare pure quest'altro. Ah, no, è Sega. Ma scusa, Sega, ce ne stava un altro però questo. O era lei mimetizzata da nemico? Mira dal nemico! Madonna. Questa farà dei bei danni. Sì. Aia. Ma chi è? Complimenti. Ma senti quella. Ma complimenti. Bravi tutti. Sì, fa bei danni, ma non ci serve un cazzo. I nemici non ci stanno più. Almeno per ora. No, no, adesso abbiamo messo isolamento modalità rincoglionire. Ora tocca a Zed. Andiamo avanti velocemente. Prendetele lì dove sono. Comprendo la vostra paura. Allora c'è quelli là sotto che stanno rompendo quelli, però. Deboli meritano la morte. Dillo agli amici tuoi. Non è partita, è partita. Attaccano la distanza. È andato quello. Vuota. È buona, è brutta. Dagli una copertura! Si sta arrampicando! Sì, non arrivo però. Devo girarlo. Su, affrontatemi! Sta scappando! Ma non sto scappando, sto venendo da te. Vaffanculo, stronzo. Guarda questo. Brava Sega, bravissima. Fai del tuo meglio. Ora tocca a lei! Una frecciata a Sega gliela dovevo tirare. Per dargli una svegliata, Per fargli capire che gli arrivavano un po' di freccette. C'aveva questo qua sotto. Cazzo. Liberiamo cose. Nel mentre. Conoscevo alcuni di quegli incursori. Non hanno esitato ad attaccarci. Già, hanno un non so che di strano. No, secondo me gli sta sul cazzo Sega. Avranno i loro motivi, effettivamente. Aspetta qui nell'arena. Vieni fuori, Zed. Diamoci da fare. Mi divertirò a schiacciarti.
piacere è tutto mio. Vai. Allora, ma che bomboletta di fuoco gliela possiamo tirare, che comunque è finita. Il fuoco fa bei danni, se lo tiriamo. No, in realtà lui è sensibile ad altro, però queste fanno sempre piacere. Le ho usate tutte. Va, tranquillo, non ti preoccupare. Allora, avevamo detto che è inutile nascondersi. Vediamo cosa abbiamo tra quelle in realtà. Aia. Scappate. Più che altro è forte contro il fuoco, non l'avevo visto. Sai che sta a fare qualcosa? Sì, ma per forza magari proviamo a usare un po'. Puntamento! Guarda sta minchia. Mi sembra l'ideale! Mentre qualcosina gli ha la. Tocca a me! E no, più che altro non. Aia! Aia. Sei patetica come sempre! Sei una piaga, te! Bruciate! Dipende tutto da me, però pure tu qualcosa potresti fare, eh. Io te lo dico, sembri in amicizia. Devi andarti a fanculo. Posso però continuare. Continuare fino a un certo punto. Questo per voi! Allora, queste qua pure. Vediamo un pochino le altre, perché quelle che mi servono non abbiamo un cazzo. Madonna, ingolosa. Vabbè. Dove avete portato la nostra gente? Rispondi alla domanda. Ha condotto i fedeli nel suo parco, nella penisola sud. Ma non ci arriverete mai. La torre sul posto rende quel luogo del tutto inavvicinabile. E mia sorella è laggiù? Ma era nell'ultimo gruppo. Non mi è stato ordinato di portarne altri. Ma Walter ha promesso l'ascensione a chiunque si mostri degno. Stai fresco. Non riesco a capire. Lundra ti sta sfruttando per i suoi interessi. Ammettiamolo, sei una preda facile. Talmente pieno di te da non vedere la verità. Perlomeno gli hai dato parecchio a cui pensare. Adesso voglio sapere ogni cosa. Perché Lundra vuole andarsene? Qualcosa si avvicina alla Terra. Ha distrutto il mondo da cui è fuggito Lundra e vuole fare lo stesso al nostro. E porta sfiga sto Lundra però. Distruggere il mondo. Chi potrebbe mai riuscirci? Si chiama Nemesi. È come una macchina, tipo. Ma più potente di quelle che io o te abbiamo mai affrontato. Per questo Lundra costruisce la nave. Cerca di scappare prima che arrivi Nemesi. E suppongo che voglia portarsi dietro alcuni di voi. Senti, so che è molto dura da accettare, ma c'è ancora speranza. Se lo dici tu. Sai, Caio. Tutti questi pompon. C'è una spiaggia sulla costa sud-est dell'isola dove abbiamo distrutto la prima torre. Credo che sia il punto più vicino al parco di Lundra. E forse è il caso di fare rapporto all'ammiraglio. Dirgli
quello che è successo qui. Vabbè, ma non c'era bisogno di intristirsi così tanto, insomma. Beh, no? Ci vediamo alla spiaggia, allora. A parte che la terra poi finire da un momento all'altro quando arriva Nemesi, però. Poteva andare meglio. Molto meglio. Poteva andare anche molto peggio. Sei, sembrava così rincoglionita, desolata. Anche perché mi sento così anch'io. Che posso fare? Ce ne possiamo andare, direi. Ce per ora meglio dare un'occhiata a quell'arma Zenith. Ah, ok, è vero, effettivamente. Un'occhiatina ce la possiamo dare. Da questo posso tirare fuori qualcosa di utile. Fatto. La metterò alla prova appena uscita da qui. Meglio controllare come stanno i Quen prima. Andiamo a vedere i Quen. Allora, è una nuova arma nell'inventario, il guanto Spectre. È un'arma potente e versatile. Modalità raffica di frammenti, puoi sparare proiettili a ricerca contro i bersagli sui quali hai piazzato un designatore. Usa R1 per piazzare un designatore su un nemico, consumando vigore. Equipaggia il guanto Spectre per metterlo alla prova. Ma quindi devo togliere qualcosa che abbiamo nell'inventario o no? Sì, invece, eccolo qua. Vediamo anche che tipo di danni che fa, in modo tale da capire cosa al posto di quale possiamo metterlo. Ah no, qua non mi dai l'anteprima di quello che c'ho nel... Forse al posto di questo, che effettivamente questo con le macchine non è male. Le frecce precisione perforanti. Precisione perforanti. La caccia avanzate. O questo. O questo andrei a togliere. Togliamo questo qua sopra, va? Che è un po' più farlocco, diciamo. Vabbè, anche per provare, tanto poi. Va bene. Scusa, fammi vedere... No, da là siamo usciti, quindi va bene. Poi metteremo alla prova anche... Londra è peggio degli altri Zenith. Disposto ad avvelenarne a migliaia pur di salvarsi la vita. Dobbiamo trovare il modo di fermarlo. Quando avrò sistemato le cose. È una parola. Walter ci ha abbandonati! Brennick deve aver rivelato a tutti gli altri la verità. E a Londra non importa niente di loro. Saranno in confusione. È attaccata al cazzo. Là c'era la signora che era tanto entusiasta. Non mi sono fermata a parlare perché no. Non so, cioè... Qualcosa magari imboscato qua sopra, qua dietro. No, eh? No. Vabbè, usciamo, va. Si sa mai che ci abbiano messo qualcosina. Vi prego, dobbiamo mantenere la calma. Ma che vuoi mantenere la calma? È il momento del panico per voi. I Quen hanno bisogno di riflettere. Spero che se ne facciano una ragione e per che forza. Tornino a ultima spiaggia. Devo vedermi con Seika prima e provare a parlarle. E che si risolva tutto. Allora, usciamo alla luce del sole, eccessiva questa luce del sole. Allora, più che altro volevo vedere questa, quindi come fa? Così spara e vabbè, con R1 mettiamo il segnalatore. Va bene. Signori, però a questo punto direi al momento di salutarci qui, onestamente. Magari con questa difficoltà si potrebbe anche proseguire con estrema facilità, ma almeno ci spippoliamo un pochino la storia, che in realtà è quello che mi interessa. Per il resto
Ok, ok. Allora, a salvare abbiamo salvato. Questo lo recuperiamo, che ci serve per sbloccare anche altre armi e quant'altro. Ma qua c'è qualche bestia, che di solito quelli vengono usati per sbangarci dalle bestie. Non so se c'era prima. Vabbè, niente, questo è quanto, signori, questo è quanto. Direi che, come detto, per questa sera ci possiamo anche salutare qui con Aloy. E di botte ne ha prese, di botte per oggi ne ha prese abbastanza, quindi può andar bene.